Obrazzi, ovvero campioni, in russo. L'idioma dei ragazzi dello Spartak Mosca, vincitori della seconda edizione del torneo Stefano Gusella. La squadra moscovita eredita lo scettro dagli scozzesi dei Glasgow Rangers, dando così ulteriore lustro all'etichetta di torneo internazionale. Trionfa la squadra più completa, quella che nell'arco di 4 giorni di sana competizione ha saputo imporsi contro tutto e tutti. Quella che, sin dal girone eliminatorio, ha mostrato un'ottima organizzazione di gioco, unita ad un giusto mix di qualità e forza fisica. La formazione allenata da Alexi Lunin non ha rinunciato al proprio credo neanche nella finalissima, e a farne le spese è stato il Torino, sconfitto seppur di misura. Troppo fragile e tecnica la squadra di Roberto Fogli per reggere l'urto dei russi, pericolosi già pochi minuti dopo il fischio d'inizio. Babayev tenta di sorprendere Bambino con un destro che sfila alto, poi il cecchino Yuriev va a sfiorare il vantaggio. La prima conclusione termina alta sopra la traversa, ma al secondo tentativo il numero 11 non sbaglia. Cross dalla sinistra e zampata vincente in piena area per un gol che vale la vittoria dello Spartak e quella personale di Yuriev in cima alla classifica dei cannonieri. Per tradizione è proprio nei momenti di maggior sofferenza che il Toro si esalta e così comincia a mettere fuori la testa avvicinandosi dalle parti di Mitriuskin. Ci prova Cimarusti senza fortuna, poi è la volta di Magnone ma il suo destro è debole. Serve ben altro per scalfire la coriacea difesa russa. Fogli ripropone dal primo minuto il lucentino Buttacavoli, positiva la sua apparizione durante il torneo in maglia granata, ma nemmeno lui riesce ad illuminare la scena. Ci vorrebbe un'invenzione del solito Parigini, il quale però, allo scadere della prima frazione, si divora un'occasione clamorosa per il pari, cacciando tra le braccia del portiere. Sotto di un gol, nella ripresa sono i Granata a fare la partita, mentre lo Spartak cerca di rifiatare e mantenere invariato il punteggio. Il pressing del Toro nella metà campo avversaria non basta a cambiare il risultato, e con il passare dei minuti la pressione aumenta così come il nervosismo. Il direttore di gara è costretto a sedare un accenno di rissa e poi ad ammonire Cairola per un duro intervento. L'attesissimo faro dello Spartak, Guliev, rimane spento nella gara più importante e così i russi ci provano con i calci piazzati di Pantelev. Ma non c'è più tempo se non per esultare per la vittoria di un torneo che, siamo certi, si candida a diventare un appuntamento fisso della Pasqua piemontese.